Giornata mondiale della lettura. Ciao a tutti, io sono Laura Mania e oggi, assieme a mio fratello, ciao, andremo a leggere un passo del libro Il piccolo principe, scritto da Antoine de Saint-Exupéry. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe, che si voltò ma non vide nessuno. Sono qui, disse la voce, sotto al melo. Chi sei? Disse il piccolo principe. Sei molto carino. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, disse la volpe. Non sono addomesticata. Ah, scusa, fece il piccolo principe. Ma, dopo un momento di riflessione, soggiunse. Che cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti, tu, disse la volpe. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, disse il piccolo principe. Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa molto dimenticata, disse la volpe. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo, disse la volpe. Tu, fino ad ora, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini per me. E io non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire, disse il piccolo principe. C'è un fiore. Credo mi abbia addomesticato. È possibile, disse la volpe. Capita di tutto sulla terra. Oh, non è sulla terra, disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. Su un altro pianeta? Sì. Ci sono dei cacciatori su questo pianeta? No. Questo mi interessa. E delle galline? No. Non c'è niente di perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline. Gli uomini mi danno la caccia. Tutte le galline si somigliano e tutti gli uomini si assomigliano. Io perciò un po' mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò il rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù i campi di grano? Io non mangio il pane, il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli colore dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai domesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe. Ma non ho molto tempo. Ho degli amici da scoprire e molte cose da conoscere. Non si conoscono che delle cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno tempo per conoscere nulla. Comprano delle cose già fatte dai mercanti. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Il linguaggio è una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino.